Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 anzi no, che cazzo di buongiorno dico? Buonasera, 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 buonasera. Uff, ragazzi, un giorno di festa, è un giorno che secondo me ci siamo tolti anche un grandissimo peso dallo stomaco, una grandissima sfiga di dosso, un grandissimo tutto. Finalmente ha accettato, stracazzo di Guccio, mi ha rotto i coglioni, finalmente ha accettato l'offerta, ha accettato l'offerta e vi dico che non sono felice, sono eternamente felice. Io non ti posso ringraziare di niente, Decathlon, ti auguro di fare bene, in modo che recuperiamo i nostri cazzo di soldi, perché tu a Milano non c'entri niente. Mi dispiace dirlo, ma sei stata la più grossa delusione veramente della nostra storia, nel nostro tutto. E veramente sei stata la più grossa delusione che noi potevamo veramente avere. Cioè, ci hai completamente, veramente deluso. Cioè, veramente vederti andare a Bergamo è come quando c'è la ragazza che praticamente ti vuol tornare con te, tu non la vuoi più, spero che qualcuno se la becchi, se la trombi bene, ok, e dopo almeno te la levi dai coglioni, non che te la rimanda indietro, saltano un paio di volte e poi lei torna da te. No, 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 non è così, non funziona così, no, no, no. Proprio invece contrario, speri proprio che se la tenga, che stiamo bene, perché te comunque se devi andare a trovare di meglio, o no? O no, non devi andare a trovare di meglio, perché non vogliamo ragazze mediocri, noi vogliamo bei figoni, bei puttanoni, belli che trombano, cioè che segnano, ok? Non quelli che negli ultimi 20 metri, al posto di concludere l'azione, a parte dei gol sbagliati clamorosi, ma quei poche azioni che si è creato, che gli hanno creato, gli ultimi 20 metri c'è il passaggino al compagno invece che concludere l'azione. Insomma, c'è una bella differenza, c'è un pochettino o sbaglio. C'è una bella differenza, un pochettino o sbaglio. Indi per cui io credo che davvero siamo tutti felici e contenti che finalmente te ne sei andato fuori dai coglioni, perché veramente di vederti, caro Decathlon, ci siamo rotti il cazzo. Fai bene a Bergamo non tornare, perché fai cagare, fai completamente cagare, Decathlon, veramente fai cagare, fai, ok? Quindi fai bene là, stai bene lì con Gasperini, se non vai bene neanche lì con il Gatorade, io credo che non c'è speranza per te proprio, ok? Magari lì ci avrai anche meno pressione comunque, essendo, però Bergamo occhio che è una piazza che insomma è vicino a Milano, eh. Bergamaschi non è che sono tanto pazienti, oddio, pensare di andare là comunque sia a fare il pupillo, a fare il record, già secondo me non è che ti accoglieranno, non è che saranno molto entusiasti, diciamola così, non è che saranno molto entusiasti, quindi cioè credo che ma vai a cagare, interista di merda, Dio caro. Tutto a posto? Io ritiro da 30 anni. Sto facendo il video, dai dopo ti saluto. Dai, ciao. E stavano dicendo. E che cazzo vi stavo dicendo? Ah sì, vi stavo dicendo. Adesso, ok, ci siamo levati un peso. Il sogno, no, lì veramente entro in chiesa, veramente se succede, avete presente quella bella chiesetta, sempre che, mica c'è ancora adesso a fare la doccia come hanno fatto i capelli, avete presente quella bella chiesetta dove entro sempre dentro, ok, che ho sempre pregato che succedessero questi belli avvenimenti e tutto, ok, avete presente? Ecco, perfetto, top, ecco, io spero davvero che succeda la stessa cosa con Krunic. Se dovesse
per puro caso, se dovesse succedere per puro caso che la Madonna del nostro Signore Gesù Cristo, oltre dopo quel cesso di Decathlon, ci comprano Krunic, io dentro quella chiesa, io ci entro stavolta, non accendo soltanto un lume da fuori con la testa, no, no, io ci entro dentro proprio. Ok, se vendiamo pure quella merda di Cruciale, quella merda di Krunic, ok? Io davvero entro dentro quella chiesa, entro dentro, veramente, saluto il Don, saluto tutti, faccio la mia messa e davvero sono felice e contento, davvero. Ok, manca quel tassello lì. Ah, speriamo. Con questo ragazzi stasera mi vado a divertire, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, vi voglio bene a tutti, mi sto allenando, mi sto disintossicando da sto cazzo di alcol, poi andrò anche al CERT quando torno per non reiniziare. Perché voglio che mi vedete sempre così bello cristallino. Mi sto allenando come un pazzo, come fratello, mi sta facendo un culo così, veramente. Ma visto come ero conciato quando sono arrivato qua a Cereale, che tremavo come una foglia, madonna, madonna. Buona, dai, vi mando un bacio, ragazzi. Che adesso il resto è tornato. Ciao a tutti.